Non voglio dire di aver avuto una sessione ieri di overconfidence, una sessione dove in realtà ho sbagliato con le size, ok? Ho sbagliato con le size, forse size troppo grandi, forse una gestione dei size non propriamente ottimale rispetto alle situazioni. Quindi ci tengo, non dico che devi essere contento, però è importante che vediate anche sessioni negative, come vengono gestite in termini di grandezza, in termini di dinamiche e quant'altro. Quindi oggi ero super, super, super concentrato nel cercare di far cosa? Di essere quanto più selettivo e abbassare le size a costo di non andare a target di giornata, ma avere subito un rimbalzo. Ok, ma una giornata verde accanto a quella rossa. Ma anche non per forza una giornata verde importante, vi giuro mi sarebbero bastati anche 50 euro, nel senso l'importante era andare ad avere una giornata subito pulita, lineare, gestita bene, con un risultato positivo. Ok, per me era fondamentale. E questo che è un po' quello di cui voglio parlare con Luca oggi. Ed è veramente, veramente importante. Poi è sempre importante anche capire cosa si sta facendo, no? Vi faccio vedere oggi la sessione di oggi, sostanzialmente conclusa così, quindi con 492 euro, che è sostanzialmente la metà del target di giornata, ed è praticamente il loss di ieri, ok? Poco, poco di meno del loss di ieri, quindi subito ritornato in positivo. Bene, con tranquillità, gestendo le size anche in modo da non avere nessun tipo di problema di far trading per vendetta, cercare di tornare subito in positivo, ok? Con calma, lettura dopo lettura, ricostruire, no? La tranquillità che serve. E questo è fondamentale, fa tutta la differenza del mondo. Potete fare tutto quello che volete, le letture che volete, diventare bravissimi, ma poi se una sessione vi distrugge magari una settimana di lavoro, ragazzi, perdi l'equilibrio, hai lavorato una settimana a vuoto, che è una cosa gravissima. Sapete quanto io sono attaccato al concetto di monetizzare il tempo che si passa davanti ai grafici, no? Quindi smetterla di giochicchiare e lavorare piano piano per cercare di massimizzare proprio il tempo che passo davanti ai grafici. Per me è veramente una cosa molto importante, è una cosa a cui arriverete col tempo, ma è una cosa molto importante. Quindi pensate quanto può essere frustrante, ok? Andare a fare una giornata che vanifica 3, 4, 5 giorni precedenti, è una cosa devastante. Per me è frustrante già, per esempio, fare una giornata come ieri che mi vanifica la metà della giornata precedente. Ok, però parliamo della metà della giornata precedente, non di più. Ok, questa cosa qui non mi ha fatto arrivare al target settimanale, ma molto vicino. Molto vicino. Comunque il target settimanale è un target di tutto rispetto. Ok? Io sono assolutamente ancora legato al valore dei soldi. So quanto valgono i soldi, so quanto valgono 492 euro, per esempio, fatti oggi in un paio di ore sostanzialmente, quasi tutto nel pomeriggio. Ok, quindi rimanere anche agganciati a questo è fondamentale. Fondamentale, io ripeto, ci sarà sicuramente qualcuno che guadagna molto, molto più di me, però io ve lo faccio vedere almeno. Ok, che non è una cosa proprio scontatissima. Quindi avere un target settimanale come quello a cui ambisco io è assolutamente una cosa che è importante, ma non deve distogliermi dall'essere consistente, cioè non devo per forza voler ad arrivare a fare quelle cifre perché forzando e quant'altro. Ogni tanto ci casco e quando si sbaglia con le size, si è portati a fa avere una gestione, a forzare magari qualche lettura, si può sbagliare, ok? Si può sbagliare. L'importante è riconoscere subito quando si sta andando in quella traiettoria e fermarsi subito. Perché poi quello che è fondamentale è sempre la stessa cosa, vi faccio vedere, no? L'ultimo paio di settimane, un po' di dati sul Nasdaq e sul DAX, ok? Diciamo che dove faccio più operazioni. Più il Nasdaq che il DAX. Il DAX sto pensando di tagliarlo gradualmente, anche se poi il win rate non è male. Ok, non è male. Vediamolo un pochino, no? Più o meno sono circa 7.000 euro di profitto
nelle ultime 2 settimane sul DAX, sul Nasdaq, e un 4.200 meno un 200, un 4.000 sul DAX. Quello che vedo è un win rate di tutto rispetto. Quindi sono soddisfatto. 77% di win rate e 71% di win rate sul DAX. Non male, non male. Poi se guardo quanto sono stato, questa qui è una cosa che mi piace, no? Che poi ce l'ho tutta riportata nel dettaglio nel diario. Quanto sono stato prevenuto nelle mie scelte, e quanto l'essere prevenuto nelle mie scelte, cioè voler andare long o short su uno strumento, o che quasi in modo forzandolo magari, no, la scelta, poi si va ad allineare con la realtà di quello che mi fa fare soldi. E per esempio, io vedo che sul Nasdaq andare long o andare short più o meno mi ha portato lo stesso profitto. Okay, quindi è profittevole andare sia long che short. Per questo mi sta dicendo, non è i mercati crollano, quindi devo vendere, no. Assolutamente no. Sul DAX, il DAX è un concetto un po' diverso, nel senso che, a parte è completamente diverso, siamo sopra i 4.000 con i short e leggermente in negativo addirittura con i long. Infatti molto pochi long. Perché? Perché il DAX c'è un motivo un po' razionale a questo, cerco di tradarlo dopo un'estensione. Quindi, che succede? Che ultimamente il DAX sta avendo un'estensione rialzista nelle prime fasi per poi boom, crollare. Ecco spiegato un po' questi dati, questi numeri, ok? Però è molto 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 importante, no? Sapere queste cose. È assolutamente importante sapere queste cose ed è fondamentale, fondamentale, ripeto, rimanere legati a quello che vi dicono i dati, rimanere legati al fatto che il vostro vantaggio deve crescere nel periodo e le size si devono adeguare di conseguenza. Mai andare troppo oltre, mai andare a seguire il profitto, ok? Quello è una cosa che viene di conseguenza. Se voi siete in grado di fare una, due, tre letture corrette, ok? Corrette su, che ne so, sul Nasdaq e farle con consistenza, ragazzi, la size va di conseguenza e fate soldi. Non dovete fare un'operazione e boom, andare a scalare all'impossibile e andare a fare il target. Avete visto io oggi? Praticamente le operazioni, soprattutto le prime, ragazzi, potete vedere palesemente che io sostanzialmente non. Aspettate che ve le trovo. Ok, soprattutto le prime potete vedere che io praticamente non le ho scalate. Ok, è tutto coerente, cioè fa tutto parte del lavoro per andare a far cosa? Per andare a cercare di avere un equilibrio anche durante la sessione, costruirlo durante la sessione. Quindi non lo scalate dopo, ma qui addirittura size, sono entrato una size piccola, piccola, piccola e poi l'ho costruita piano piano. E poi le ultime due invece sono andato un pochino, quelle che sono sotto, sono andato un pochino più esposto, okay? Ma sempre leggermente. E sempre nell'ottica di avere comunque una gestione di questo tipo. Oggi l'obiettivo principale era riuscire ad avere questa giornata, una giornata solida, pulita, con delle size piccole, contenute, lavorando sulle letture, non sulla size, non sul profitto, lavorando sulle letture. Ed è una cosa fondamentale, ok? Ha senso questo che sto dicendo, ragazzi, per voi? È una cosa che secondo voi lavorandoci può aiutare per farvi fare uno step importante avanti?